Sapete il motivo, Winners, per il quale in questo momento sono a petto nudo e con della schiuma da barba in faccia? Beh, diciamo che in quel momento ero in live e ad ogni donazione che mi sarebbe arrivata avrei dovuto fare una challenge estrema. Solamente che diciamo che le cose sono un po' degenerate dopo quel momento. Gabri, oggi faremo una di quelle challenge davvero incredibili, proprio perché ogni donazione che arriverà in live io dovrò fare una penitenza. E spero che non arrivino troppe, perché sennò probabilmente potrei davvero... non lo so. Forse rimanere nudo. O comunque c'è un nemico fra... c'è un nemico... ok, l'ho atterrato. Mi stai dicendo veramente che adesso ad ogni donazione ti metti a fare qualcosa di strano, una penitenza? Oddio, allora calma, mantieni calma, fatti questi due flopper nel mentre. E comunque sì, fra, praticamente hai capito bene, ogni volta che io praticamente riceverò una donazione dovrò fare una penitenza estrema, fra. Ok, aspetta un attimo che mi sta laggando il gioco, un secondo solo, che cosa stai facendo, Gabri? No, niente, problemi di connessione. Oddio, Gabri, oddio, mi è arrivata la prima donazione. Gabri ha donato 10 euro, sei un pazzo. Ma fra, ma perché mi hai donato proprio te? Cioè, perché mi hai donato? Hai detto letteralmente 2 secondi fa che facevi la penitenza, adesso fai una penitenza. No, fra, no, però così non vale. Cioè, io non avevo detto che che valeva se mi donavi te, cioè. Hai detto le donazioni in generale. È vero, ho detto donazioni in generale, quindi perfetto. Allora, dimmi subito la prima penitenza, Gabri, dato che me l'hai fatta te, vabbè, me la faccio di da te. Senza scrupoli, alzati, salta sulla sedia e mettiti ad urlare, lupo al fungo. No, fra, cioè, no, cioè, non puoi partire così, vabbè, dai, facciamolo. Via, è il lupo al fungo, è il lupo al fungo, sono io. Però non pensavo di partire subito a fare le penitenze, cioè. Senti, però sai che questo è solo l'inizio, perché se tipo ti donassi qualcos'altro anche ora. No, guarda, fra, intanto non voglio sapere, comunque c'è un nemico qua, c'è un nemico qui. Aspetta che ne ho atterrato uno, bro, uno. E poi c'è pure il boss, dobbiamo farcelo, per forza. Ok, l'ho distrutto. C'è l'amico, ok, craccato, fra. Sta scappando. È morto, atterrato, ucciso. Perfetto, sono troppo forte, bro. La tecnica del lupo al fungo funziona pure contro i nemici, è una roba incredibile. Fra, comunque mo è il momento di farci pure il boss. E poi mi prendo pure il medaglione. Senti, sei fatto il boss. Grande. Esattamente, fra. No, adesso mi lasci l'arma, però. Lo so che mi volevi rubare tutto. Io lo sapevo. Però non mi rubi niente sto giro. Vedi, mi hai lasciato senza niente. Però un regalo te lo faccio lo stesso, dai. No, Gabri, se mi hai sparato davvero un'altra donazione, in questo momento impazzisco. Oddio, Gabri, ha durato altri 50 euro. 50 euro. 50. Fra, ma sei impazzito? Ma no, ma te non stai bene con la testa. Io non so cosa vuoi fare oggi, te. Invece adesso ti obbligo a fare un'altra penitenza. No, fra. Allora, innanzitutto prima facciamoci questi nemici, perché se moriamo, nessuna penitenza. Oh, te lo sei pure fatto. L'ho ucciso adesso. Fra, aspetta che mi vado a fare il nemico. Comunque, ragazzi, lasciate like, perché, cioè, mamma mia, oggi probabilmente di penitenze arriveranno un botto. Lasciate like per il mio portafoglio, più che altro. Sì, in effetti non hai tutti i torti. Ok, sto pushando l'altro, l'ho fullboxato, ho ucciso, stai tranquillo. Ma sei troppo forte. Probabilmente avrai inserito pure te il codice Steve in uno shop. Infatti, ragazzi, inseritelo anche voi. Ti tocca fare la penitenza. No, fra, porca boia, è vero. No, guarda, allora, io non voglio sapere di che genere di penitenza dovrò andare a fare. Però, guarda, sono pronto, dimmela. Togliti la maglietta, a petto nudo, mettiti a ballare sul letto. No, fra, allora, innanzitutto, prima di fare questa penitenza dobbiamo farci pure questi altri nemici. Quindi, per favore, fra, andiamo subito. Ovviamente, like, cosa, iscrizione, campanella, ragazzi, perché 100k sono sempre più vicini. Oddio, gli sento sparare, sono qua, fra, eccolo. Perfetto, atterrato uno. E mo' mi vado a far pure l'altro. PAM! Atterrati tutti. Le fatti entrambi? Adesso mettiti sul letto, dai. No. Allora, ora posso mettermi sul letto, perché li ho letteralmente ammazzati tutti. E quindi devo tipo ballare sul letto? Sì, devi ballare sul letto. E allora, ragazzi, balla. Porca troia. Però magari non ammazziamoci, Allora, io nel mentre sto anche fightando. Ma in che senso stai fightando? Io mi sto ancora rivestendo, fra. No, sta cosa non gasa per niente. Ma mi metto la canottiera e si vola un punto a fightare. Tranquillo, e qua me li uccido io, dai. No, fra, a me non me ne frega niente. Se me li devo fare io, te li vengo a rubare tutti. Ma prima che tu rubi qualcosa, ti faccio una domanda. Ti sei già vestito? No, non ce l'ho fatta, cioè, ma madonna mia, sono passati 3 secondi. Va bene, allora io direi di passare alla prossima penitenza. No, fra, che vuol dire alla prossima penitenza? Aspetta che qua davanti ci sono nemici. Prima mi faccio questo. Madonna mia, me lo sono killato. Raga, me lo sono killato tantissimo. Mo mi faccio pure l'amico, fra. Eccolo. Madonna mia, fra, sono troppo forte. Prima mi hai chiesto in che senso un'altra penitenza, no? Diciamo di sì, fra. No, fra, 100 euro! 100 euro! Ma che cos'è? Oddio! Porca boia, spacco tutto. Fra!
Ma come 100 euro? No, fra, oggi mi fai partire la voce. No, ascolta, dimmi sta penitenza nel mentre che mi rivesto e basta. Non ne posso, dai, per favore, fra. Allora, questa penitenza è molto semplice, Steve. Devi rompere qualcosa. Devo rompere qualcosa? Ah, sì, però non so se c'è qualcosa da rompere in casa. Come, non sai se c'è qualcosa da rompere? Trovala! La trovo subito! Mamma mia! Allora, ragazzi, devo trovare qualcosa da rompere. Ecco, l'ho trovato, fra. Il tubo delle palline da tennis. Come lo devo rompere? Allora, fammici pensare. Mettilo a terra e buttati sopra dando calci. No, tipo la John Cena. Lo faccio la John Cena, ragazzi. Guardate, lo metto sul letto, eh. Lo metto sul letto. Mo la John Cena. 3, 2, 1. Apri, l'ho letteralmente piegato. Tutto. Vabbè, dai un calcio finale, va bene così. Adesso non lo posso più usare, ma che palle, bro. Muoviti che dobbiamo anche andare in safe, cammina. Vabbè, sinceramente comunque per i soldi posso fare davvero tutto, eh. Eh sì, infatti, vogliamo passare alla prossima? No, fra, per favore. Per favore, che mi stai già facendo venire la tracheite. Ma vedi, Steve, che oltre alla tracheite probabilmente ti verrà anche un colpo. In che senso un colpo, bro? Guarda che io non voglio morire, eh. Un colpo tipo questo. Ah, ok, va bene. No, scherzo, un colpo peggiore. Beh, guarda, non lo voglio nemmeno sapere. Comunque andiamo avanti. Guarda, dato che vuoi fightare, io vedo gente con il medaglione e direi subito di pusharla. Oia, c'è gente esattamente qua, fra. E aspetta che gli sparo. Mamma mia, gli spacco quella moto in cui si ritrovano, fra. Dobbiamo pusharla per forza. Mi pusho addosso. Ah, aia. Oddio, fra. Un'altra azione sempre, perché 200 euro. Fra, no, bro, 200 euro. No, fra. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. No, fra, è troppo. Oggi mi prendo un infarto. Avevi ragione con i colpi di prima. Un infarto mi viene. E adesso ti tocca farne un'altra di penitenza. Dimmi la prossima penitenza. Ma sei sicuro di volerla sapere? Cioè, giuramelo. Sì, per forza. Fra, con 200 euro in tasca posso fare di tutto. Però aspetta, prima chiediamoci questo, sinceramente. Ok, l'ho praticamente laserato, bro. Madonna mia, uso la tecnica del fiuto. Tecnica del lupo al fuoco. Mamma mia, l'ho sniffato tutto. Eccolo qua, perfetto. E me lo sono portato a casa nel migliore dei modi. Dai, questi saranno i tuoi ultimi minuti di gioia su Fortnite. No, perché adesso dovrei giocare a Fortnite al contrario. Stai scherzando, ma come cavolo faccio? Come fa un cristiano come me a giocare? Ok, sto provando. Sto giocando a Fortnite al contrario, bro. Dai, vedi se riesci a farmi almeno un 90, dai. Proviamo col gioia. Io manco solo un pad player. Oddio, fra. Ce la sto facendo. Oh, orca. Aspetta un secondo, continua così, aspetta. Cosa? No, niente, vai tranquillo. Fra, non mi dire che stai per lanciare un'altra donazione, perché io impazzisco. Potrei impazzire completamente. Oddio, un'altra donazione. 500 euro. No, fra. No, fra, sto ma. Fra, 500 euro. Ma come 500? No, basta, fra. Io non ne posso più. Dobbiamo vincere sta partita. Te li puoi tenere, ma la penitenza sarà molto dura. Dimmi tutto. Quello che vuoi, faccio quello che vuoi. Mamma mia, per 500 euro. Minchia, ti do pure un bel limoncello. Un bel limone ti posso dare. Quello lascialo stare. Semplicemente devi stare nudo con la schiuma da barba in faccia. Fra, mi sono schiumato tutto per te. Mamma mia, sono pure morto, ma non me ne frega niente. Mo devi portarti a casa sta partita oltre a restarmi. Grazie. La porterò a casa solo per te. Oh, Madonna mia, quanto sei forte. Ti sei killato pure questo. Però ora mi devi restare per forza. Non c'è santo che tenga. Ti resto per forza. È normale che ti resto. Dammi solo un minutino che cerco il reboot e arrivo subito. Oh, mi è entrata pure in bocca. Che schifo. Mi è entrata in bocca. Minchia, sta di panna, fra. Che schifo. Faccio pure la schiuma da barba in bocca. Ma che c'è, cioè, davvero troppe donazioni. Mi sto divertendo molto oggi. Mamma mia, io un po' meno, fra. Comunque siamo, dobbiamo portarci a casa la partita. Sono rimasti in due. Tieni, ti regalo questa. Grazie mille. Eccolo, fra, l'ho visto. È tipo là sopra, fra, dobbiamo farcelo per forza. Cerco di pusharlo. Via, andiamoci a cacchio duro, fra. Mamma mia, come mai prima d'ora. Fra, te li devi far per forza. Aspetta che arrivo pure io. Lo faccio col pistolone. L'ho quasi distrutto, eh. Ecco, craccato. Uno laseratissimo, fra. Uno laseratissimo. Ok, uno anche l'ho ucciso. Ok, ammazzati l'altro, fra. Uno l'ho praticamente ammazzato. Quell'albero l'ho ammazzato praticamente. Ha uno di vita, è bianco. E si gode. Portiamo a casa questo challenge, chat. Madonna mia, è stato incredibile, chat. Madonna, fra, grazie mille. Cioè, sono diventato ricco.
è valsa la pena. Sì, sei diventato ricchissimo. Vai a controllare anche il PayPal, vedi un po' quanto è fatto in totale. Perché c'è scritto che Gabri ha rimborsato tutto? Boh. Gabri, io ti vengo a prendere a casa.